Nome, cognome, dove è nato? Dunque, Giuseppe Bulva, nato a Fiume il 13 febbraio 1933. Interessante una cosa, mi chiamo Giuseppe per sbaglio. Posso andare avanti? Dunque, si tratta di questo. Quella volta le donne partorivano a casa, quelle donne non mandavano all'ospedale, ma gran parte partorivano a casa. Quando io nasco, c'era l'allevatrice che chiede a mia madre come si chiamerà il bambino. Siccome sono nato il 13 febbraio, il giorno 14 è San Valentino. Lei ha detto Valentino, ma si vede che l'allevatrice era sorda come io adesso e ha capito Giuseppino e così sono diventato Giuseppe. Sua madre non era originaria di Fiume. No, Ci dica. era nato a Bad Lievina in provincia di Pakrac con la famiglia, ma era una famiglia che di quanto ne so io era composta da due, 4, 5 femmine e 2 maschi. Interessante la cosa che è tipico degli armeni. Quando vengono in un posto diventano parte integrante di questo posto. Dunque, due zie sono andate a Zagabria, sono diventate croate. I miei due zii sono andate a Belgrado, sono diventati serbi. Mia madre e allora sono venute qui in Italia e sono diventate italiane. Poi c'era una che è rimasta giù, della zia Mara, mi sembra che si chiamasse, ciò che è andata anche in America, ma è tornata, non so perché. L'ho vista una volta sola, l'ho vista una volta sola praticamente. Praticamente mi ricordo di mia madre, ma degli altri non mi ricordo più niente, di nessuno. Cosa faceva la madre a Fiume? Lavorava? Dove Lavorava, sì. lavorava? Lavorava, non so, non lo saprei dire, ero bambino allora, no. Solo so una cosa, una cosa interessante. Quando ero piccola, è stata la tata dei figli del signor Lipschitz, che era Ebreo fiumano. No, no, era ungherese, era nato a Fiume, era ebreo, cioè faceva parte della comunità ebraica, Fiumana. sì, fiumana, però l'hanno portato ad Auschwitz, è morto ad Auschwitz, no? Però interessante, sai quello che ha messo Alberto Heimler. le pietre d'inciampo? Bene, io ho conosciuto la sua madre e il padre di sua madre era il signor Lipschitz, capisci? È un interessante aneddoto che è Certo. successo quando era questo, no? Loro avevano un negozio a Fiume, vero? Sì, avevano vendevano all'ingrosso, all'ingrosso c'era un rappresentante, Ci parli ancora della mamma e di papà, dei suoi genitori? Ci parli ancora dei suoi genitori? tutto qua, niente da dire. Io praticamente sono andato molto buon'ora via di casa, ho cominciato Ma dove il luogo dove è nato? io Sì, a Fiume, dove? in via 30 Ottobre numero 4, cioè ha presente la scalinata del Bonavia. Beh, dall'altra parte c'erano due case. In una, il numero 4 sono nato io. Più avanti, il portone era proprio sulle scale, era su una piazzola, no? Più avanti c'era la Clementina che vendiva frutta e verdura, più in qua c'era il ristorante alle viole. Ha qualche ricordo di quando era bambino di quel. Come no? La scalinata l'hanno fatta un anno prima che nascessi io. Interessante, là mi giocavo praticamente. E là praticamente succedeva tutto. Dove andava a scuola?
alla scuola andavo alla Niccolò Tomaseo in via Daniele Manin. E quella scuola che tutti chiamano Manin per errore, perché la via si chiamava Daniele Manin, la scuola era Niccolò Tomaseo. A scuola? Allora a scuola. Inizio a scuola a 7 anni, la mia maestra Mercedes Basso, interessante, mi mette a sedere con un altro ragazzo, un altro bambino, no? Questo bambino è quello che diventerà il senatore della Repubblica. Interessante. Come si chiama? Guido Geroso si chiamava. Guido Geroso. Ma quindi, quando è morto? Quindi, scusi, eravate dunque compagni di banco nelle di banco. Nelle scuole elementari. In scuola elementare, sì. Dalla prima fino alla quarta. Fino alla quarta. Perché dopo è venuto suo padre, che era tenente colonnello dell'esercito, e l'ha portato via in salvo in Italia. Quando cadeva ciò? Prego? Quando accadeva ciò? Guarda, io ho scritto quando è morto, ho fatto un resumé e praticamente tutto quello che non sai di Guido Gerosa quando era bambino ce l'hai qui. Benissimo. Ci parli ancora un po' di Guido Gerosa? Dunque Guido era esattamente l'opposto mio. È un bambino bravo, tranquillo, e io ero completamente diverso, vivace, sempre pronto per correre di qua e di là, no? Ci incontravamo ogni pomeriggio quasi, giocavamo con i soldatini a casa sua, perché sua madre era morta dopo un paio di mesi e sepolta a Cosala. Era morta dopo un paio di mesi dalla sua nascita e il suo papà, come era tenente colonnello dell'esercito, non aveva dove lasciare, l'ha lasciato dai nonni a Fiume, cioè dai genitori di sua madre, della defunta madre. E praticamente ci vedevamo ogni dopo pranzo, loro lo tenevano in bambagia perché avevano paura che succedesse come con la madre, no? Ma ti dico, è stato un incontro indovinato proprio. Eravamo talmente amici che è una roba incredibile, capisci? Guarda... Lei è rimasto in contatto con Guido Gerosa? Sì, fino a un certo... qui c'è tutto scritto. Guarda, prendi quel libro dove scrive Napoleone. Guarda la dedica. Ce la legge... può leggerla lei? Guarda, facciamo così. Se lo può leggere lei la dedica? No, puoi leggerla tu. La leggo io, va bene. Dunque, al carissimo Peppino Bulva, il mio compagno di banco, dopo 50 anni di separazione, nel grande ricordo di quella mattina alla stazione. Sì, l'ho accompagnato alla stazione, piangeva quando è andato via. Quando era questo? Quando erano in quarta elementare? Sì, dopo la quarta, dopo praticamente. Praticamente io la quinta non l'ho fatto più nella scuola Niccolò Tomaseo, ma l'ho fatto in un'altra classe perché c'erano i bombardamenti. Sono nato proprio in un momento sbagliato, o fortunato. Mi sono detto, forse sono nato in un momento fortunato, perché sono nato tra due guerre. Una che era appena terminata e una che sta per venire. Ma la scuola Tomaseo, scusi, fu bombardata anche. Sì, bombardata. E proprio la classe dove stavo io è andata giù. Ci parli del bombardamento della scuola Niccolò Tomaseo? Non ero lì, per fortuna. Non ero lì. Stata bombardata quando io andavo in quinta, praticamente, verso la fine della guerra. Nel 44, alla fine del 44, così qualcosa. Ci mostri dove venne la... Questo è questa è una cartolina di... La alzi sopra. Una cartolina... Ah, sì. Questo qui? Sì. Quale vuole? Questa parte qui o questa parte qui? Tutte e due, come preferisce. Quella parte di sotto, magari, sì. Dici questo qui? Sì. Dove avvenne la... Qui ci sono due francobolli, due francobolli ci sono, una con Benito e l'altra con Adolfo. Ma dove venne bombardata la scuola?
qui, questo pezzo qua, questa è la classe dove andavo io. Sì. E quando ciò avvenne la scuola era vuota, vero? Prego? Quando ciò avvenne la scuola era vuota. Sì. Bene. E lei dov'era? Andava in un'altra scuola? In un'altra scuola, nel dove era l'istituto nautico, ci hanno mandato là perché c'era il pericolo di infatti hanno fatto bene di mandarci perché... Chiaro. E andava nei rifugi quotidianamente? Ogni giorno, ci ho dormito dentro, oggi fanno le gite per il rifugio, io lì ci ho dormito con mia madre, dunque era così per i rifugi, mi interessa. Dunque, da via 30 ottobre suonava l'allarme, si andava fino a piazza del municipio e si entrava dentro, perché si entrava dentro nel tunnel che veniva congiunto con quello che passava del liceo che andava fino alla chiesa di San Vito. Talvolta si andava dall'altra parte dove il liceo si entrava dentro, ma qualche volta andavamo anche nel tunnel, nella galleria dove passava il treno che non passava praticamente, lì c'era anche un rifugio. Ma Fiume era pieno di rifugi e anche buoni rifugi. Come passavate il tempo all'interno del rifugio? Dunque, io giravo sempre, giravo di qua e di là. Mi occorreva parecchio tempo per andare da una entrata all'altra entrata. E si trovava qualche ragazzo così, qualche volta era un po' noioso, ma... Cosa si ricorda? Cioè, era molto pieno, c'era molta gente, vero? Sì, pieno era, sì. Dunque, però è interessante che ero a casa mia quando hanno bombardato casa mia. Ci arriviamo anche questo, ancora alcune cose sul rifugio. Quanto tempo passavate all'interno del rifugio? Dipendeva. Un'ora, due ore? Anche più, anche tutta la notte, ti dico che ho dormito lì. Anche, dipendeva. Qui passavano, era una linea di aerei che avevano praticamente un riferimento alla Fiume. Qui passavano interi stormi di aerei che andavano a bombardare giù. Chiaro. Stava dicendo che si trovava a casa sua quando è stata bombardata. Esatto. Ce lo può raccontare? Come no? Suona la sirena, non arriviamo ad andare giù, cominciano a scoppiare le bombe. E arrivo fino al portone e entriamo nella... non era un rifugio, era come chiamarlo? La cantina della Clementina che vende frutta e verdura, capisci? E siamo entrati là dentro, boom, boom, un chiaro, come che è caduta la bomba, abbiamo atteso un poco, dopo siamo scappati in rifugio. Chi eravate? Come? Eravate lei e poi? E mia mamma e altre persone della casa. Lei era bambino, aveva 8-9 anni? Sì, ma ero sempre in moto, non è che mi fermavo mai. Chiaro. E come viveva i bombardamenti? Aveva paura? Ma no, i bambini non avevano paura, i grandi avevano paura, i bambini no. Era per lei un gioco? Sì, calcola bene, 45, io avevo 11-12 anni, per me era una cosa nuova, no? Vorrei sapere la sua infanzia in corso, con chi giocava, in che lingua parlava, come giocavate? Italiano, sempre in italiano, in fiumano praticamente. E anche che giochi facevate? Scelta di giochi, zucchero e caffè facevamo. Non so se hai sentito parlare. Sì. Poi titi la gà, poi nascondersi, scondon. Tutto questo lungo il corso? Gran parte sì, ma tutto era concentrato su quella gradinata, capisci? Là praticamente, perché lì non passavano le auto, allora le mamme non avevano paura che i bambini... Se non che cosa è successo? Che un'auto hanno ceduto i freni e è andato per tutte le scale giù una volta sola. Nessuno è morto. Benissimo. Questa è la scalinata. La scalinata, esatto. Praticamente sotto il palazzo del governatore.
molto sotto sì, il palazzo molto, governatore. Bene. Stavo dicendo, dunque, lei bambino ha visto le truppe naziste e ha visto anche quando hanno incendiato la sinagoga. Sono sempre su queste scale, sempre sulla gradinata. Muli, i tedeschi vogliono bruciare la scuola degli ebrei, perché noi bambini non la chiamavamo sinagoga, per noi era una cosa diversa. La cena degli ebrei era per noi, ma senza cattiveria, perché gli ebrei erano per noi la stessa cosa che erano gli altri, gli evangelici, gli evangelisti, gli ebrei, gli ortodossi, per noi era la stessa cosa. Tutti erano fiumani e tutti parlavano italiano. Anche gli ortodossi? Sì, tutti. Parliamo degli ortodossi di Fiume, perché c'è una chiesa ortodossa a Sushak. Quelli sono i croati di Sushak, sono gente nostra lo stesso. Lei quando era piccola andava oltre ponte? Come no? Signora, sono suo figlio, che dicevo, e via con lei, andavo così. Senza documenti? Senza documenti, sì. E come riusciva a passare? C'erano controlli? Sì, mi dice, signora, sono suo figlio, vieni con me. E mi portava dentro, fuori, sono per sbaglio venuto in Jugoslavia. E cosa faceva in Jugoslavia? A Suscia, cosa faceva? Non lo sapevo. Ma cosa faceva là in a Suscia quando andava? Cercavo, vicino al mercato andavo, di quelle parti là. Guardavo attorno, si girava perché mi interessava come erano le cose, no? Era un'altra città. È un'altra città praticamente, no? E a Suscia lei parlava sempre fiumano? Oh. Eh sì, perché il croato non lo sapevo. E riusciva a farsi capire sempre in fiumano? Sì, ma a Suscia parlavano tutto l'italiano anche. Cioè, parlavano il croato, però parlavano anche l'italiano. Attenti che Suscia... erano gran parte, da noi i matrimoni misti erano una cosa normalissima, con Sushak, più avanti no, però con Sushak sì. Io avevo amici di Sushak. Una cultura urbana. Dirò solo una cosa, cosa è successo più tardi, con un gruppo di amici di Sushak, che parlavano in italiano, questa era di Berlusconi. Uno dice, io ero là che ascoltavo solo, guarda, io so come pagare il debito della Jugoslavia. Come? Rivendiamo l'Istria e il Fiume a Berlusconi e con i soldi paghiamo i debiti. E un altro di Sushak dice, interessante questa, sì, ma non mettiamo i confini dove erano prima, ma dopo Sushak. È una barzelletta recente. Hai capito questa. La mentalità di Sushak? Oggi, è una barzelletta recente questa. Ai tempi di Berlusconi. Ma con i giovani di Sushak, lei parlava in fiumano, non in italiano? Io parlavo sempre in fiumano, no. In italiano parlavo con Guido, perché Guido non sapeva il fiumano. Ma non era di famiglia anche lui fiumana, la mamma era di Fiume? La mamma era morta. Gli era Smoquina di cognome, la madre era Smoquina, Egle Smoquina. Vedrai tutto là troverai tutto. Questi sono i dati che non hanno, cioè tu troverai tutto quello che riguarda il senatore, era direttore caporedattore di parecchie riviste. Del giorno era vice direttore, prima di diventare senatore della Repubblica. Bene, ritorniamo al fatto della sinagoga. Mm. Lei dice, la chiamavate la chiesa degli ebrei. La chiesa degli ebrei. Una persona intelligente, piglia e se ne va via, no? No, i muli come me vanno a vedere cosa succede. Allora vado per la via Pomerio, salgo sopra per la 30 ottobre, vado per la via Pomerio e arrivo sull'incrocio dove c'è il vescovado, ma di lì c'è uno già con la pistola, ma sì, che non mi lascia passare.
vado per la via Milano, taglio dall'altra parte e vengo davanti alla scuola Cambieri, di Piazza Cambieri. Proprio di fronte ho anche la... dovrei farle vedere una fotografia. Proprio davanti, oltre l'angolo che stava là, lì c'era un altro tedesco con la pistol machine. Lì c'erano due taniche di benzina, si vede quelle che hanno gettato dentro. E la chiesa già aveva cominciato a ardere. Sono arrivati i pompieri e dicono, non si spegne qua l'incendio, non so come si capivano. Allora, il pompiere gli ha detto, ma guardi, io non voglio spegnere la sinagoga, voglio bagnare le case attorno che non piglino fuoco loro. Allora l'ha lasciato. Il pompiere teneva la gomma e il tedesco con la pistol machine lo guardava, se vedeva che andava la gomma poco più in là, gli veniva e gli spostava la gomma. Sono rimasto là, mica ha cominciato a buttare, gente c'era, veniva, però anche andava piuttosto, cercava di non stare troppo là. E quelli non scherzavano, quelli sparavano, certo. Palottole vere. Lei aveva amici ebrei? Come? Aveva avuto amici ebrei di Fiume? Dunque, gli ho detto che mia madre era la tata del signor Heimler, no? Della mamma del signor Heimler. Lei era una bella ragazza, già io ero un bambino. Come ho conosciuto? Li conoscevo, ma più di tanto no. Lei è rimasta però sempre, quando sono cresciuti i bambini, è rimasta sempre in buoni rapporti. Da noi non esistevano, l'ebreo era una religione, non era una persona, era una religione come un'altra, capisci? La comunità ebrea era ben inserita nel tessuto. Inserita, ma in una maniera strabiliante, tanto che ancora oggi ne parlano in Israele. E dice, non siamo mai stati così bene come... Non era ghettizzata. Qui era, vivevano dove che... Ti dico, non c'era nessun problema, non soltanto con gli ebrei, anche con gli altri. Sì. Come reagì la popolazione fiumana alle deportazioni, alla deportazione ebrea o anche alle leggi antisemite? In nessuna maniera. Non si poteva reagire, era impossibile reagire. Per esempio anche il caso del questore... Giovanni Palatucci. Parlano che ha salvato tanti ebrei, non credo che abbia salvato tanti, ne ha salvato, ma se ha salvato pochi ha già fatto una grande cosa, perché quelli non scherzavano, quelli sparavano. E dunque sono rimasto prima, come ho conosciuto il signor Lipschitz, no? Allora c'era la signora Lipschitz, ha incontrato mia madre e dice... Perché nel frattempo sono nato io, no? Dice, come Anna si chiamava mia madre, verrebbe da noi un certo, ci darebbe una mano, abbiamo qualcosa da fare, non so di che diavolo si trattasse. Dice, ma non posso dire, perché? Beh, ho il bambino, ma porti anche il bambino. E il bambino è andato sopra, dal signore Lipschitz. E dunque vado sopra, mia madre fa quello che ha da fare con la signora Lipschitz e io vado di qua come i bambini piccoli, vado di qua e di là e di su e di giù, conosco Magda, la figlia, la madre del signor Heimler. E a un certo punto, come tutti i bambini, comincio a rompere le scatole, no? Mamma, quando andiamo a casa? E niente, non si può fare, cosa faccio con lui, no? Arriva il signor Lipschitz e dice, vieni con me. Non so se ha detto vieni con me o vieni con me. Per loro erano oriundi ungheresi. Mia madre parlava tra l'altro quattro lingue, parlava l'italiano, il croato, l'ungherese e anche si capiva bene in tedesco. E vieni con me. E allora com'era? Questo era
quando si entrava nel casa c'era un corridoio. Qui c'erano le porte delle camere che davano, le finestre davano sulla via Mameli, ex Mameli, che non mi ricordo come si chiama adesso. E dall'altra parte c'era una vetrata grande. Si apriva una porta, si entrava in un cortiletto, si passava oltre direttamente e si entrava nel deposito del signor Lipschitz, dove c'erano le altre cose. Vieni con me. E io vado con lui. Veniamo giù. E dice, ecco, adesso ti troverà cosa fare. Mi dà un mucchio mezzo di scatole e mi dice, ecco qua, i campioni di vari giocattoli. E va avanti, c'era una guardiola dove c'era il Scrobogna, si chiamava il signor, e dentro non so cosa c'era, custode o qualche cosa altro, penso che aveva da fare con certe carte, aveva da fare. Dice, e non lasci il bambino fuori, perché questo andava dall'altra parte che sarebbe Piazza Scarpa praticamente, no? E il bambino comincia a giocare, ti immagini se il bambino vuole scappare fuori. E di lui mi ricordo questo, dico, è un bel aneddoto perché me lo ricordo sempre con molta emozione e calore. Bene, e ritorniamo ancora solo un secondo sulla sinagoga. Dunque i nazisti l'hanno cosparsa due tanni che hanno scomparso di benzina. Sì, come hanno dato fuoco? E dopo hanno gettato due bombe di quella con le mani, due bombe dentro. Tanto che molta gente diceva hanno fatto saltare la sinagoga. Non era che hanno fatto saltare la sinagoga, erano le due bombe a mani che sono esplose. Ma la bomba, al posto di dare fuoco con l'accendino, hanno buttato le bombe a mano. Sì. E peccato perché era una cosa meravigliosa. La sinagoga era un... Lei è entrato dentro nella sinagoga? No, è impossibile, era, guardava. No, prima quando... No. Però no, sapeva no, che era molto bella. No, bella, parlavo di fuori, dell'esterno. Era una cosa meravigliosa. Non so, hai fotografie? Ti posso far vedere anche in... Ma sono, è bellissima, era una cosa... Una delle più belle edifici di Fiume. Sì. E una volta che l'incendio è terminato, come si presentava l'edificio? Dunque è sprofondata tutta la parte superiore, è sprofondata dentro. Il tetto. E potevi andare tutto attorno, i ragazzi andavano là, raccoglievano pezzi di ferro e andavano a vendere per ferro, non so, giravano, cercavano qualcosa, no? Sono girato anch'io senza prendere niente perché non mi interessavano. Comunque le pareti stavano ancora sempre? Sì, un po' malandate ma stavano sempre. Ma praticamente è crollato tutto. Quando è crollata la cupola è crollato tutto, perché certo. La cupola è crollata tutto quanto. Certo. C'erano due menorah, sai cosa sono le menorah? Sì, sì. Due menorah che stanno di parte, le fotografie sono anche. Chiaro. Lei ha parlato della scuola, sì. Però oltre alla scuola c'erano anche tante attività e anche le organizzazioni fasciste che facevano attività per i bambini, le varie organizzazioni, sì. In cui eravate inquadrati. Si ricorda qualcosa? Gigi, come no? Civita. Dunque ho fatto le gare con i pattini vestiti da Balilla nel corso e tutti dovevamo essere prima figli della lupa e dopo Balilla, no? Quando sono andato a scuola, prima quando andavo in asilo, perché ho fatto tre classi d'asilo, dell'asilo nel uno dei più famosi asili, il primo asilo di Fiume, che avevano fatto gli ungheresi, vicino alla chiesa di San Vito, sai quello lì? No, scuola materna? Scuola materna, sì. Sì. E dopo ho cominciato la scuola, dunque sabato fascista, ci vestivamo da Balilla e si andava là a marciare un po' di qua e di là, insomma ci facevano le cretinate che le facevano anche dopo più i compagni comunisti. Si ricorda qualche episodio? Sì, un episodio che c'entra anche Guido Gerosa. Allora, Guido era una famiglia d'ambiente, no?
loro dovevano comprargli l'uniforme. E le avevano comprato un uniforme, calzoncini, tutto quello, completo la divisa di balilla, no? Il padre era ufficiale. Era tenente colonnello dell'esercito, ma non viveva a Fiume, era fuori, per questo ha lasciato il bambino dai nonni, no? E invece io, di famiglia povera, che ci possiamo fare? Ha pensato la Giglia a darmi. Lui, coi calzoncini, stava benissimo. Ma a me i calzoncini erano di orbace. Male qua, roba di male, di pazzesco! Mi ricordo, l'ho sempre invidiato per quei calzoncini di Maria. Lo prendevo in giro anche, ci siamo visti nel... Non so, là, lì c'è la data, hai visto? Quando mi ha... 71. Nel 99 è morto. Dunque non si trovava bene con la divisa? Con i calzoncini. E orbace. Non so se hai presente cos'è l'orbace. E cosa faceva? Qualche altra attività che faceva, si ricorda, quando andava il sabato? Le solite giardinate che le facevano fare anche ai bambini i bambini comunisti. Attività sportive? Le marce. Sì, ma non più di tanto, no, perché era già il periodo critico, cominciava con la guerra, eravamo in guerra, non dimenticare che eravamo già in guerra, allora. E invece si ricorda i bagni? Sì? I bagni, a mare, in bagno. Come no? E che si ricorda dei bagni a Fiume? Dunque, nel bagno Quarnero, lì ho imparato a nuotare. E questo si trovava dove, scusi? Nel Molo Lungo. Che si dice Molo Lungo in fiumano, non Molo Longo come scrive la voce del popolo. E cosa si ricorda di queste, del bagno Quarnero? Del bagno Quarnero. Dunque, il primo bagno che sono andato non era il Quarnero, era con mia madre che mi ha portato nel bagno Nettuno, che praticamente è stato dopo espropriato dal silurificio, perché avevano bisogno di... e non c'era più, poi c'erano i bagni di Cantrida, però io andavo al Molo Lungo, perché anche di notte o di sera andavamo sul Molo Lungo e lasciavamo i vestiti là e facevamo il bagno al di fuori della diga. Ma del Molo Lungo era interessante, del bagno Quarnero era interessante, si entrava sopra e si accedeva in una terrazza dove c'era anche il bar e una conchiglia dove che suonavano qualcosa. Poi c'era la terrazza delle donne, dove le donne potevano prendere sole nude. Infatti i ragazzi da di città, quelli con gli occhiali, ti guardavano nude. E invece dall'altra parte c'era la terrazza degli uomini. Da quella terrazza degli uomini, che l'hai vista com'è, dov'era, mi gettavo in porto. Sono circa 16 metri, però a piedi, però dovevo nuotare per venire sopra. E ci parli un po' questo di questa parte riservata alle donne dove prendevano il sole? Sì. Come era il costume, cioè il pudore? Cioè... Chi andava sopra? Non ti lasciavano andare sopra. Chiaro, ma erano le donne andavano lì Sì, prendevano liberamente, prendevano sole nude. E dopo più avanti c'era il cannone che a mezzogiorno suonava, a mezzogiorno sparava. C'era una bella poesia di Egidio Milinovic. A proposito, Egidio Milinovic mi veniva quasi ogni giorno da Panorama. Pino Tiga Carta mi occorre per scrivere poesie. Ha scritto una poesia bellissima che me c'ho qua autografa. Sentivo in letto l'ora della torre, a mezzogiorno il tiro del canon, de sera la campana delle suore, a me l'orologio mi era sempre buon. È parte integrante della mia contrada, ma è una cosa meravigliosa. Qualche altro bambino della sua contrada? Prego? Qualche altro bambino della sua contrada che ricorda
Ti è piaciuto di ricordare? Ma mi ricordo di uno, ma è morto già Livio. Abbiamo tentato di scappare in Italia perché io ho optato, a 18 anni e 9 giorni ho optato. Chiedevo a mia madre, ma tutti optavano, dai, vai a optare, dai, andiamo via, non voglio restare qua col comunismo. Mia madre dice, ma cosa vado a optare? Tanto tra 2 o 3 anni torno all'Italia. Lei ha detto che la mollaria nella sua contrada parlavano tutti fiumano, no? I Sì. ragazzini. Però dice che in città sentiva anche parlare un po' croato. Ma sai poco? Dove? A Gomila, in mercato? Non saprei. C'è gente che gli serviva o aveva da fare con qualcuno, ma non sentiva molto parlare. Si sentiva più l'italiano a Susa che il croato a Fiume. Ecco, non so. Ritorniamo un po' questo sul canone di mezzogiorno, per il canone. Sì. Da quando a quando andava avanti questa legge? Da quando sono nato mi ricordo che il canone sparava a Da mezzogiorno, dove sparava? più avanti del Quarnero, verso la fine del Molo Lungo. Verso la fine, sì, ma era interessante, era che era azionato da sopra, non era che veniva una persona che sparava, era azionato da sopra, non so come, attraverso il telefono, non so come, so che loro lo azionavano, mi parlo dell'Istituto Nautico. E dunque era un'abitudine del municipio, cioè organizzata dal municipio, della Non lo città. so, comunque a mezzogiorno tirava. Benissimo. E fino a quando è andato avanti questo? Ah. Cerco di ricordarmi, ma non ce la faccio. Anche dopo la guerra? No, No. no, Ok, no. bene, Dopo benissimo. era tutto quanto, Benissimo. tutto rimpesciera. Senta, durante la guerra Sì? lei sapeva, aveva racconti di qualcuno che era andato in bosco oppure che aiutava i partigiani? No, Non sapeva, no, era troppo no. piccolo. Ma è interessante, mi ricordo di una cosa quando erano i bombardamenti e quando i tedeschi facevano saltare in aria Il il porto. porto. E quello che ti hai messo queste 2 cose insieme. Allora, dunque, una mattina, il sole spacca le pietre. Io sto sul portone. Mia madre in rifugio sta là, no? Perché era l'allarme. Io sto nel portone, attento, il portone sta qua, qui è il Molo San Marco, che era vicino al Molo Stocco, adesso il Carolina lo chiamano, no? Il Molo San Marco. Sto qua e guardo verso il Molo San Marco. Tutto a un tratto, boom! Il molo salta in aria. Faccio un passo indietro, arriva, non so che cosa, una scheggia di ferro, di Dio, no? Come ho fatto un passo indietro, dove stavo prima c'era un ovale di metallo dove si chiudeva l'acqua per casa, si chiudeva tutta l'acqua, no? Viene sopra e lo spacca, le rompe in 2 pezzi. Il passo che ho fatto prima non era l'ora mia. Non era l'ora mia. E ho visto saltare il Molo San Marco, un pezzo del molo, addirittura fino al Palazzo del Governo è partito. Una roba pazzesca, dopo il fumo che è venuto fino. Pazzesco. Erano gli ultimi giorni della guerra Sì. e c'erano i combattimenti. Lei Sì. si ricorda dei combattimenti che sparava da una parte e dall'altra? Si sentiva, ma non si vedeva, ovviamente, no? Ma sono a conoscenza, cioè mi hanno detto che l'Italia aveva degli ottimi tiratori di mortaio. Erano quelli che erano sopra a Tersatto, da quelle parti là, avevano telefonato, sparate su di noi, perché venivano i partigiani e praticamente per dare loro il segno dove dovevano sparare, dice sparate su di noi sparate, perché così piglia gli altri. E dopo ho cominciato.
Poi i partigiani arrivarono in città piano piano. Sì. Si ricorda qualcosa dell'arrivo dei Come no? partigiani? Cosa si ricorda? Che mi hanno fregato la pistola che avevo in tasca. Lei com'è che aveva una pistola in tasca? Una ne avevo, tante ne avevo. Avevo una bella 9 corto e avevo in tasca. E ho avuto una sberla, mi è caduta per terra, mi è caduta. Mi ha dato una sberla, mi ha preso la pistola e mi ha portato via. Cioè, a 6,35 ne avevo, quanti ne vuoi, ne volevi? 12-13 anni passeggiava con una pistola nella tasca. Come mai? Più tardi, aspetta. Come mai aveva queste pistole con sé? Ragazzi, e non avere la pistola, ma scherziamo! E mi è rimasto sempre. E le raccoglieva? Dove le trovava? Dunque, quella l'ho trovata alla scuola Brentari, dove c'era il custode della scuola, era il papà del mio amico, che adesso vive a Lugano, ha più o meno la mia età, vive a Lugano, a Paradiso, Giorgio Vitelli si chiama. E là la scuola praticamente è rimasto tutto. Mi ricordo che ci giocavamo con le pistole antincendio. Ma comunque questa pistola qui con cui lei girava era carica? Sì, aveva il caricatore carico, ma non era in canna. Non aveva in Non canna, era no. tirato il carico. Sì, non era in canna, sì. Ma comunque ritorniamo solo un secondo un po' all'infanzia. Dunque, tra voi bambini giravano tante munizioni, giusto? Munizioni Quante ne con gioco. vuoi? Nella casa dove c'era l'altro aveva addirittura una Breda, aveva una mitragliatrice. Io, cretino come che sono, speravo che i fiumani si rivoltassero e cominciassero a combattere, ma i fiumani non hanno sangue, non hanno sangue freddo per metterci contro. E si ricorda quando proprio i partigiani quando cominciarono a scendere in città per Percorso. il corso, che si ricorda di quel giorno, di quella di L'ho detto, come. io ero in Piazza Dante, ma percorso, giravano con tanto di cartello, questa roba qua. Beh, ma E come. come erano vestiti, come le sembravano? In tutte le maniere. Cioè, Non racconta. erano, non avevano un unico uniforme. Erano trasandati, sporchi. Ma non so se erano sporchi, ma erano degli straccioni, come dico io. E la gente? E la gente, non so se erano instradati o se erano di qua, soltanto che i fiumani non c'erano dentro. Assai pochi fiumani hanno aderito. C'era gente che li salutava, ma non conosceva Non questi. li salutava nemmeno. Stavano lì a guardare e basta. Ma tra di loro c'era qualcuno che parlava l'italiano? Non lo so. Non lo sa, benissimo. E perché il partigiano, cioè come il partigiano è venuto a sapere che aveva una pistola in tasca? Perché mi è caduta dalla tasca. Là in Piazza Dante. Piazza Dante, sì. Proprio vicino là, dove vendono i giornali, sai là. Dove c'è la spina là. Si Pazienza. ricorda qualche altro episodio dei primi giorni in cui erano i partigiani in città? Dunque si parlava di tutte quelle, di quelle, quelle quegli omicidi che avevano fatto. Lei si ricorda che qualcosa succedeva quando era piccolo proprio? Si parlava? Ero sempre piccolo, comunque mi ricordo di parlavano di Degli autonomisti che avevano. gli autonomisti, praticamente ce l'hanno subito con gli autonomisti, sono pigliati. Avevano paura degli autonomisti, non degli figli italiani, perché il fascismo praticamente era sconfitto. E c'erano gli autonomisti, ancora oggi hanno paura degli autonomisti, se guardi bene. Volevo chiedere se ci sono stati episodi di violenza alla fine della guerra, se lei conosceva qualcuno che è stato arrestato o ha visto degli arresti, proprio quando sono arrivati i partigiani, diciamo. No, sono stati solo degli omicidi. Ogni tanto trovo qualche cadavere per strada. Mi ricordo uno proprio da vicino a Cesare San Girolamo.
vicino alla chiesa di San Gerolamo. Più tardi hanno cominciato le... Scusi, chiesa San Gerolamo in Gomila? Sì. Sì, e che cosa, e che cosa accade? Cosa... Era uno che è stato ammazzato. E chi era? Era... Chissà. Quindi si trovavano questi cadaveri, ma non si sapeva chi li aveva ammazzati, perché... Appunto. E c'era paura? La paura, in sì. Città. No, dunque, tra i giovani non tanto, ma tra i più grandi, dicevano a una certa, un giovane di 18-20 anni poteva avere paura. E come no? Lei aveva... conosceva dei giovani, dei ragazzi di quell'età? Sì. Alcuni suoi amici erano più grandi di lei, però fratelli dei suoi amici. Sì, ma gran parte si nascondevano. I più grandi di me, che erano tutti militari, no? Poi certi sono tornati, certi sono rimasti. E Carlo De Stalzer, no? È stato portato sopra fino a Treblinka, lo che ha portato pure di Tornandrio. C'è che era il campo di concentramento lui. Mi ripete il nome? Stalzer. Mario. Mario Stalzer, sì. È venuto a mancare l'anno scorso, no? Prego? Mario Stalzer è venuto a mancare l'anno scorso. Sì. Ma stavamo parlando dunque di violenze, intimidazioni, omicidi. Guarda, non dimenticare la mia età. Quando ti ricordi la mia età, sai che non posso sapere certe cose. Certo. Ma si ricorda per esempio delle maniere anche dure con cui a volte... i partigiani, insomma, la gente che i nuovi arrivati in quel momento avevano con le persone dei scontri c'erano verbali. Sicuramente c'erano. E quando c'era la rottura di tutte le insegne in lingua italiana, lì è cominciato. Lì è. Questo c'era la paura. Lì camminava anche con un coltellaccio. Cosa ci racconterà? Prima di quello, lei però ricomincia la scuola. Nel 45, no? Non va a scuola? No. Perché? Perché due anni ci sono persi e comincio a istruirmi da solo. Infatti, io preferisco leggere che scrivere. Cioè, scrivo se devo, o faccio le parole cucciate, altre cose, però se devo scegliere preferisco leggere. Infatti ho letto un'infinità di libri e mi istruisco da solo. E non chiedevano alla mamma di mandarla a scuola? Non si ricorda che c'erano persone? No, volevo io andare a scuola, ma non si poteva. Dopo hanno cominciato con la predvojnička, cioè bisognava andare a scuola e praticamente col comunismo, essere indottrinati, eccetera, eccetera. E io tutto il tempo aspettavo di andare via, di andare in Italia. Non mi interessava rimanere qui, mi interessava andare via. Si ricorda quando fu proclamata, ci fu il trattato di pace? Lei aveva 14 anni più o meno, era nel febbraio del 47. La prima volta delle opzioni non ho potuto optare. Ma prima anche delle opzioni, non si ricorda quando fu proclamato che Fiume apparteneva alla Jugoslavia? Sì, ma non ci poteva andare fuori, era bloccato. E quando lei in quel momento parlava solo fiumano, non parlava croato? Io? Ah, quando era ragazzino? No, io ho imparato il croato in strada. Come? Quando? Per necessità. E qualcos'altro ci ricorda del periodo? C'era anche fame nel periodo di quegli anni dopo la guerra. Sì. Si ricorda qualcosa? C'erano i punti. Coi punti ci andava a comprare. Aveva tanto. Mentre in Italia si mangiava il pan bianco, qui non c'è il pan bianco. Tutto coi punti si prende, scarpe coi punti, altre cose, tutto coi punti. Ma scusi, il croato, la lingua croata, l'ha imparata per strada, dice, ma durante la guerra oppure dopo, fine? Dopo. Quindi alla fine della guerra, quando sono arrivati i partigiani, è cominciato, appunto. Era obbligatorio, diciamo, era necessario. Non obbligatorio, era obbligato perché per era necessità. Necessario, era necessario. Per necessità. E quindi l'ha imparato così, parlando con altri ragazzi. Ah, appunto. Però all'inizio, nei primi anni dopo la guerra, si parlava sempre ancora molto fiumano in città. Fiumano, sempre fiumano. Anche negli primi anni di Jugoslavia c'erano molte ancora, c'erano ancora scuole, ragazzini che parlavano fiumano. Sì, parlavano, ma
Guarda, la classe iniziava, pian piano si votava, pian piano si votava. Da una classe di 30 persone, nel tempo di un paio di mesi, rimanevano 2-3 persone. E invece prima ci ha raccontato del fatto che lei chiese alla mamma, quando uscirono le opzioni, sì, di andare via. Sì. Perché molti suoi amici andavano via. Sì, esatto. E mia madre mi ha detto, ma cosa vado a optare? Tanto tra 2-3 anni torno all'Italia. L'illusa. Ed erano i periodi anche della crisi di Trieste, no? Piano piano comincia, esatto, i primi anni 50. Esatto. Prima di questo però abbiamo l'episodio dell'Aquila. Ah, beh, ero là quando hanno cominciato a demolire l'Aquila. Si ricorda? Mi ricordo che come cadevano i pezzi giù, la gente con molta circospezione, no? Mi ricordo di uno che faceva finta di allacciarsi la scarpa per poter prendere un pezzo dell'Aquila. Ma avevano rinchiuso l'Aquila in una... No. Cioè, avevano messo delle schele, delle scale, sì, per, sì, andare su? Sì, sopra, sono saliti sopra e se lo demolivano. Si vedeva la luce del sole, si vedeva, non era si vedeva. Sono i pezzi che cadevano giù. E con dei martelli, come faceva? Martelli, in questo non mi ricordo, solo so che cadevano questi pezzi giù e sono caduti tanti, tante persone ne hanno. E lei si ricorda, era lì in quel momento? Sì. E come mai? È la stessa cosa che è successa con la sinagoga. Muli, gli vuoi buttare solo l'Aquila? E Pino cammina subito a vedere come butta giù l'Aquila. Sì. Come reagì la popolazione a quell'avvenimento, a quel fatto? Non reagì. Cosa vuoi reagire? Finire in galera? Siamo nel 49. 49. Siamo ancora agli inizi. Si ricorda qualche altra distruzione, qualche altro monumento, qualche altra cosa che fu buttata giù? Come la chiesa in Mlaka? Come? Come la chiesa in Mlaka. Ah, la chiesa in Mlaka, quello è un altro paio di mani. Mi ricordo, sono andato dentro. Si ricorda come si chiamava la chiesa? La chiesa si chiamava... Del Redentore. Del Redentore. E si trovava dove? Si trovava esattamente all'entrata del parco. All'entrata del parco. C'è anche la fotografia, esiste. Okay. Non era completamente finita, però le funzioni si svolgevano regolarmente. È una bellissima chiesa. Basta guardare la fotografia, la vedrai. Era funzionale. E le funzioni si svolgevano regolarmente, ma oltre a quella chiesa c'era la piccola chiesetta di parte, che non mi ricordo come si chiamasse, c'era una piccola chiesetta, cioè, attento, qui è l'entrata del giardini pubblici, qui c'è la chiesa e qui c'era la piccola chiesetta, certo, dove che avevano custodito il crocifisso di San Vito durante la guerra, non so dove sono andate, adesso perdo un po' Chiaro. E si ricorda di come avvenne la distruzione della chiesa, la demolizione della chiesa? Si ricorda? Della chiesa? Di Mlaka? L'hanno fatto saltare in aria praticamente. È stato lì testimone, assistito? No, no. Lo so perché vivevo là, ma vivevo sempre in città vivevo, no? Praticamente. Chiaro. E dica. Prego. Qualche altra distruzione che si ricorda, qualche altra cosa che fu buttata giù? Non lo so. Non si ricorda. Non lo so. Cerco di spremermi. veniamo alle opzioni, all'esodo. Perché non è stato permesso di optare? Perché il giorno tale e tale io non ero cittadino italiano. E interessante è che le domande d'opzione bisognava farle in croato e i fiumani non conoscevano nessuno il croato, dovevano essere assistiti da qualche avvocato che conoscesse l'italiano. Poi cosa succedeva?
portare la domanda d'opzione e dice no, deve andare in quell'altra parte. Ogni giorno cambiavano il posto dove che dovevi portare la domanda d'opzione. Nel caso mio, l'ho detto prima, no? Mia madre dice tra 2 o 3 anni torno all'Italia. A me hanno respinto perché non ero cittadino italiano. Quando sono andato... ancora minorenne, ho fatto le seconde opzioni. No, avevo 18 anni e la seconda volta. 18 anni e 9 giorni. Nel 51? Nel 51, sì. Sono andato lì, ho trovato qualcuno che mi ha buttato fuori 2 o 3 righe in croato per il ricorso. Mi hanno detto, siccome non avevo mai paura, troppo stupido ero. Ho portato il ricorso e la persona che doveva accettarlo parlava l'italiano, mi ha detto ti resti qua. Ha pigliato il mio ricorso, l'ha appallottolato e l'ha buttato nel cestino. E io, non mi volete lasciare andare via, allora mi sopporterete. Infatti tutto il tempo dopo dicevo che hanno allevato una serpe in seno. Ma lei si ricorda quando nel 48 c'è stato il problema con Stalin, la rottura con Stalin? Si ricorda di quell'epoca? C'è stato un momento di paura in città? Ma qui non si è sentito tanto, qui non si è sentito tanto, Fiume è la periferia. Non dimentichiamo che Fiume è la periferia dell'ex Jugoslavia. C'erano molti operai che erano arrivati da fuori che poi... Sì. Anche da Monfalcone. I monfalconesi sono arrivati. Che problemi. E sono andati anche via. Ne ha conosciuto qualcuno? Come? Lei ne ha conosciuto qualcuno di quelli che arrivavano da fuori? Sì, conoscevo certamente. Sono venuti subito nel circolo italiano di cultura, però molti sono andati via. Molti sono finiti sull'isola Calva. Lei andava al circolo italiano di cultura? Come? Le andava al circolo? Sì. Quindi anche prima, quando era giovane? Sì, volevo vedere cosa succede, no? È troppo curioso ero. Andava a balli o altre... Anche balli più tardi. Quando era ragazzo andava là così, di giorno? Sì, di giorno. Insomma, mi piacevano le belle ragazze, che possiamo fare? È una cosa comune tra suo papà e me. Tutte e due. Quando cominciò a lavorare? Allora, ho cominciato a lavorare in parecchi posti così, solo perché per poter sopravvivere, aspettando il turno di poter di nuovo optare, no? Ho tentato anche di scappare con un mio amico Livio. Abbiamo scelto il momento sbagliato. Cioè? Di quella volta pulivano tutti quanti. Un mio amico, Giorgio Kovacic, che tutti chiamavano Aldo, andava con me in classe, e aveva il padre che aveva un garage a Scoglietto, e lì venivano tutti quelli dell'Udba a riparare le macchine, no? Lui di notte ha preso una macchina dell'Udba, si è diretto verso il confine, e lì c'erano gli sbarramenti anticarro. È passato uno, è passato il secondo, sul terzo è andato a finire là, è uscito fuori, è andato là, è tornato nella bara. Ogni tanto tornava qualche amico in bara. Cercavano di scappare. E lei come ci provò? E siamo andati, Livio e io siamo andati giù, se non che abbiamo visto la... Dico che sono proprio... abbiamo scelto il momento sbagliato. Quando era? Si ricorda l'anno oppure... qualcosa, quanti anni aveva? Non si ricorda. Comunque non avevo optato ancora, perciò ero relativamente giovane. Tra il 49 e il 51? Sì, così qualcuno, 51, più 51. E quindi? No, 50, prima. 50 probabilmente. 49, sì. E ci dica, come è successo? Ci racconti di questo? Siamo andati fino a Sesana, sono sceso. Andarono col treno? Io sono sceso con una valigia e camminavamo per strada, dico, con una valigia. Gli altri andavano tutti per i prati. E dico, guarda, se andiamo per i prati ci fregano. E infatti ogni tanto poteva venire qualcuno, no? Io con la valigia, come che andiamo a trovare qualche parente, capisci, no?
abbiamo visto quella situazione com'è, ci ha pigliato il treno, siamo tornati indietro. E com'era la situazione? Brutta, brutta. C'era molta milizia in giro. Dunque sapevi subito chi ha tentato di scappare, perché come arrivavi a Fiume ti rasavano a zero. Ti rasavano a zero. Anche a lei hanno rasato? No, non mi hanno pigliato. Lei è tornato al treno direttamente. Sì. Nessuno le ha chiesto Livi, niente. Livi è morto nel frattempo. La povera stava male. E vogliamo parlare dei giorni delle manifestazioni su Trieste, quando a un certo punto Thirsty e Nash c'erano le manifestazioni in centro, che era dell'ottobre del 53, non so se si ricorda, anche prima ci furono delle manifestazioni, quando incominciarono anche a cavare le iscrizioni italiane, le tabelle italiane, c'erano manifestazioni contro Pella, non so se si ricorda. Sì, contro Pella, sì, in Piazza Adria. Esatto. Ma più tanto, sì, ma... Lei non ci andò, non vide cosa succedeva? No, non andò. Mi ricordo quando hanno costruito il grattacielo di Fiume. Quello che hanno costruito, ero là quando lo costruivano praticamente. Ero bambino quando l'hanno costruito. Molte cose che sono nate più o meno circa quando io ero bambino. E che si ricorda di questi momenti, di queste manifestazioni in Piazza Adria? In Piazza Adria avevano fatto un arco e bisognava passare sotto. Io passavo di parte e sputavo. E c'era anche un piccolo detto, maledetto quel fiuman che passa sotto l'arco partigiano. Esatto. E mi ferma uno in città e ho la lingua sciolta, no? Una volta hanno messo la scritta sul grattacielo di Fiume Tito in grande, no? Uno mi ferma e dice: ma cosa, veramente non sapeva che cos'è Tito, no? Io lo sapevo e come. Dice: cos'è questo Tito? E dico: territorio italiano temporaneamente occupato. Tieni, in casa e porta a casa. Allora, le prime esperienze di lavoro, se le ricorda quando sì. Era ancora giovane? Ho lavorato in ufficio paghe della Direzione Luca Cernoriata del Porto. E praticamente. E dopo. E come dopo... entrò in questo lavoro? Come? Come cominciò a lavorare da loro? C'erano domande, qualcuno le disse che c'era la possibilità di andare. Rilasciavo i permessi per andare dal dottore. Non era difficile. E là lavoravo anche Valic. Anche Valic lavorava, in stessa ditta, praticamente. Questa è prima del cinema? Dopo del cinema. Il cinema fu uno dei primi lavori? Sì. Che cinema era? Era il cinema Teatro Fenice. Teatro Fenice c'era Giovanni Scrobogna che era l'operatore. E lei lo conosceva anche prima? No, ma interessante una cosa del cinema che pochi sanno. Il Teatro Fenice era un cine-teatro e aveva una particolarità. Quello è stato, quello non poteva andare a sapere nessuno se non lavorava là. Dunque così, la proiezione veniva fatta da dietro, capisci? Qua c'era il pubblico, qui c'era lo schermo e veniva proiettato a rovescia nella macchina, nel proiettore, veniva proiettato dall'altra parte, perciò era una tela speciale che veniva dipinta in giallo, così qualcosa. E ha durato quanto è durato. Comunque ho cominciato subito, dopo con le parole crociate, ho cominciato con l'edit. Con l'edit. E con l'edit lavoravo anche a un orario, se non che hanno fondato Panorama nel 92. L'anno prima. Come? Prima del 92. Del 70? Che 70? 50?
52. 52, sì. 52. E lì ho cominciato con le parole crociate. E sono andato avanti. Cioè, questa è la rivista Panorama, giusto? Beh, sì, questo è l'ultimo. Sì, questo è l'ultimo numero. Ce la mostri un po'. Questo è l'ultimo. Ci può anche, so che c'è un piccolo aneddoto legato al Panorama di Mondadori, no? Ah sì? Sì, c'è una lettera d'avvocato. Esatto. Ce la racconti un po' come dunque, riceviamo una lettera nella quale la rivista Mondadori ci dice che dobbiamo... Dello stesso nome Panorama? Sì, che dobbiamo smetterla con la... cambiare il titolo del giornale perché è lo stesso di quello di Mondadori, al che noi rispondiamo attraverso l'avvocato, noi, lei gli risponde attraverso l'avvocato, che il nome Panorama è stato un anno prima di quello che fosse Mondadori che avesse fatto, no? E dopo di ciò Panorama della Mondadori non si fece più viva? No, è finito, tutto lì è finito. E lei in Panorama cosa faceva? Ho cominciato a lavorare in amministrazione. E quella volta era la prima direttrice, era la Elda Bradicic. La Elda Bradicic, che aveva preso le consegne da Bruno Bradicic, no? E da lì, dalla piazza Gina Elena, cioè Piazza Adria, ci siamo trasferiti al grattacielo, al quinto piano del grattacielo, assieme con la voce del popolo. Cioè, la voce all'epoca era due ditte diverse, non erano insieme. Non sì, erano sì, praticamente tutti appartenevano al gruppo etnico, no? Chiaro. E Panorama praticamente è un condensato di noi donne, ho lavorato anche, ho fatto insieme con Gioricina, abbiamo fatto il giornale animistico, passatempi, ma anche quello completo, no? Abbiamo smesso dopo con l'edit, ho cominciato, se non che in amministrazione, adesso arriviamo al bello, il capo redattore è Giacomo Raunic. Uno dei 9 redattori che ho avuto io, 9 ne ho avuto, 9, con tutti sono andato d'accordo. Era un po' terribile, Allora, c'era dentro la correttrice, dunque c'era dentro la correttrice, non mi ricordo come si chiamasse, ma spesso era ammalata. E avevano bisogno del correttore e il correttore chiamavano me e ho visto che l'italiano volere o volare lo conosco diciamo abbastanza bene, modestamente abbastanza bene, facevo le correzioni di Panorama, tornava la signora, prendeva quello e dopo ci ammalava di nuovo, insomma va a finire che prendo io Panorama. Ma come si faceva prima Panorama? Panorama si faceva sulla vecchia, una vecchia, un vecchio panorama, si stilava fuori, perché non si fa come adesso col computer. Si faceva il piombo, veniva fatto due volte, veniva fatto una per le correzioni e una per attaccare, perché bisognava fare il menabò. E il menabò era il massimo che arrivava a fare qualcosa. E ho cominciato a fare io, e le cose andavano meglio. Ho cominciato, mi sono organizzato, ho fatto stampare delle carte per fare i menabò come occorre, no? E così andavo avanti. Il menabò che avevo stampato avevano le... è difficile spiegare perché sono tutte cose che non si fanno più. Sono tutte cose che non si fanno più. Per esempio la torre. Perché ha quel formato? Perché lo facevo sulle stesse mascherine che facevo Panorama. Capisci?
E insomma, mi andava la cosa, praticamente mangiavo molto bene. Dopo Raunitz è venuto Lettis, Giuricin, Lettis era il caporedattore secondo. Mi sono trovato solo in redazione perché Lettis era a casa e Giuricin malato in ospedale. E mandavo io avanti il panorama. Lei parlava di questa prima rappresentanza. Eccola. Era la prima rappresentanza della della comunità degli italiani che assiste a Peschiera del Garda. E chi sono queste persone in fotografia? E queste persone sono il sottoscritto, il professor Corrado Iliesic e Ferruccio Gravina. E il professor Corrado Iliesic era preside della del liceo, della Scuola Esatto. Superiore Italiana di Fiume, e invece Gravina... Era anche in redazione della prima torre. Sì. E che se ci racconti di questo incontro a Peschiera? E siamo stati accolti molto bene, lì ho trovato molti amici che conoscevo. Iliesic era un comunista. Per lui cosa significava andare là a Peschiera? Sì, e per loro cosa significava per gli esuli vedere Iliesic? No, Iliesic sì. Iliesic era un comunista di comodo. Però no, non era facile tra gli esuli hanno capito subito, se non ci fosse stato Iliesic, il liceo non sarebbe più. Al mausoleo del Vittoriale, sì, dove ci sono i cinque fedelissimi di D'Annunzio, sì. Manca solo Gigante. Riccardo Gigante, l'ultimo sindaco podestà di Fiume. Allora arriva, come al solito, il famoso trio Amleto Ballarini. Stalzer. E chi è il terzo? Perché sai come andava? Amleto arriva da Roma, arriva a casa da Mario Stalzer, andiamo a Fiume, pigliano la macchina e vengono a Fiume e mi chiamano, dice Pino, dobbiamo portare terra sopra per la tomba dell'annuncio sopra. E dove è il problema? Ma non sappiamo se potremmo ciò. Allora cosa abbiamo qui dentro? Abbiamo preso Mario Stalzer, mica la palla si occorre. Dunque avete preso terra fiumana? La prima in Civitavecchia, dopo siamo andati fino al Palazzo del Governo, là ho preso altra, e dopo davanti la chiesa di sopra, davanti la chiesa di Cosala? No, di cimitero, da Cosala, uh-huh. E lì ho preso l'altra. E ha messo dentro in macchina e è partito via. Allora avevano paura che non succede qualche cosa, ho detto prendo io la responsabilità. Io prendevo sempre la responsabilità, ogni volta. E quando successe questo? Quella volta che abbiamo... Anni 70? Uno dei tanti, c'era la banda dei... Era ancora Jugoslavia? Come? Era ancora Jugoslavia? Sì. Sì. C'era la banda degli alpini, la fanfara degli alpini, che non ho mai capito come riuscivano a suonare e marciare in salita. Senta, lei diceva di questo... Guarda lì qua. Ci racconti un altro po' di questo incontro a Peschiera con Iliesic, Gravina e lei e con gli esuli. Come andò? Lei incontrò tante persone che conosceva. Bene. E come fu l'atmosfera tra tutti voi? Una bella atmosfera e con molta... Poi nel caso mio conoscevano le mie tendenze. E si parlava in fiumano? Sì, parlava anche io, si sapeva parlare in fiumano. Conoscevano le sue tendenze, ma conoscevano anche le tendenze di Iliesic. E non ci furono dei momenti di imbarazzo? No, assolutamente no. Perché avevano avuto prima certi incontri,
però non era ufficiale l'incontro, a Venezia mi pare già si fossero incontrati. Mi parli un po' della rivista di rappresentanza della comunità degli italiani di Fiume, La Torre. Guarda, la rivista l'hanno fatto gli entusiasti, ma non c'entrava la comunità degli italiani, la comunità degli italiani mi era solo presa come appoggio, capisci? Ma è stata fatta per gli italiani che vivevano a Fiume. E lì ho capito certe cose. Prima di iniziare ti devo dare una cosa, guarda che ci ho messo abbastanza tempo. Sono riuscito a trovarti tutti i numeri della torre che ho fatto io. In più, l'ultimo numero della torre che sono usciti praticamente, sono usciti praticamente 8 numeri, perché 2 numeri sono doppi e 1 è triplo. Qui il comitet ha detto è meglio che non stampate in italiano. Perché? Chiedi a loro. Vabbè, ma qual è la sua non volevano sapere che ci stampi. Stiamo parlando, attento, stiamo parlando del triplo anno quinto, e qual è l'anno quinto? Negli anni 70, alla fine degli anni, del principio degli anni 70, questo è 73 sarà su qua. I comunisti hanno detto non si stampa, cioè non si stampa. Quando il comitè diceva che non è il caso di stampare, no, era logico che non bisognava stampare. E loro hanno calato i calzoni, e loro hanno calato i calzoni e non hanno stampato più. Sì, fino stiamo parlando dell'ultimo numero della vecchia serie. Esatto. Dopo, fino al nuovo numero della nuova serie, che avvenne quando? Avvenne il 15 giugno del 91. 91, dunque praticamente l'ultimo numero era del 70. Il 73, mi pare, 74. E dunque praticamente quasi per... Te l'ho dato nella lista che ti ho dato, la troverai. Sì, del 73 fino al 90. Niente, e al 91 inizia a uscire nuovamente la nuova serie. Allora io mi trovavo ogni mattina, mi trovavo con le tramattieri e andavamo a bere il caffè, dopo andavo a lavorare, capisci, dopo, perché lavoravo a mattina e pomeriggio, no? A un certo punto, dove l'ex bar Roma, sai dove era? Dove Piazza Dante, qui vendo i giornali, e qui è l'angolo, no? E Ettore, penso che sia stata una provocazione positiva, mi dice, lui sapeva che l'unico in grado di stampare, di fare il giornale, ero io. Io ero quello che faceva il giornale. Libri non li facevo, libri li faceva... Però il giornale li facevo io sempre. Parliamo di Panorama, no? E la stessa cosa con lei, mi dice... Che bel che sarà stampare di nuovo la torre. Guarda che sono testuali parole, eh? E cosa ci vuoi che sia stampare? Mi te la faccio di notte, la faccio. E la sua risposta? Sì, la mia risposta. E boom, falla, mi dice. Ci siamo incontrati, Egi Barbieri, Ettore Mazzieri ed io. Io avevo già gettato giù le basi per stampare, no? E abbiamo cominciato a stampare, questo è il numero uno. Attento, sono riuscito a raccimolarti tutti i 16 numeri di Panorama. Non prestarli e non darli a nessuno, perché dopo non li torni più e io non sono più in grado. Non mettiamo questo nell'intervista, però voglio sapere, cioè, dunque, dopo 20 anni, voi, Ettore, su iniziativa di Ettore Mazzieri, Lettera è una provocazione positiva. Dunque, da una provocazione positiva è rinata il foglio, di rappresentanza della comunità degli italiani di Fiume. Come avete deciso di avere la stessa identica grafica della precedente serie?
Come la grande? Non ti ho capito, scusa. Identico qua. Non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Come no? E qui? No. Come non è la stessa cosa? Come non è? No. Mi hanno criticato. Mi hanno criticato dall'Italia. Cosa? Che aveva messo rosso per il comunismo? No, ho detto, mi ho messo rosso per l'estremo lembo della bandiera italiana. Era un mio amico che mi aveva provocato, concretamente Ballarini. Sì, vedi che è diverso. Vedi che è diverso. Sì, può mostrarcela? Come? Può mostrarcela, la mette davanti. Sì, dove è? Ah, diverso? Tutto dove due. In prima pagina c'è sempre l'opera di Benucci, no? Mm. E dov'è diverso? Prego? Dov'è diverso? È diverso? Il colore è diverso. È diverso. È diversa. Io ho centrato, ho tentato di fare la continuazione di questa torre, capisci? E gli ultimi numeri li ho fatti con la bandiera fiumana. Chiaro. Con la storica bandiera fiumana. Yeah. Sì. Bene, prego Eric. Sì, io volevo chiedere ancora una cosa riguardo alle opzioni, all'opzione, sì, l'esodo, eccetera. Volevo chiedere qual era il motivo per cui lei voleva andare via? Perché non voleva più stare qui. Ma non voleva stare qui perché per via del comunismo? Comunismo. O perché non c'era più l'Italia? Qual perché non c'era più l'Italia? Perché il comunismo. Io mi sentivo italiano, il doppio di quello che sentivo prima di essere italiano lo sentivo dopo. E invece il comunismo, diciamo, quando sono arrivati i partigiani ancora non si sapeva cosa sarebbe successo rispetto al comunismo. Si sapeva subito. E avevate paura o che io cosa? Non vi piaceva? Io ero ancora, però gli altri avevano paura. E poi dopo, dato che poi invece è rimasto a vivere nel comunismo, diciamo, l'impressione che ha avuto all'inizio è stata uguale poi a quella che è stata la Jugoslavia, oppure tutto sommato non era così tremendo come sembrava? Via. Mi piacciono le ragazze, mi trovo una bella ungherese e me la sposo. Lei ha 16 anni e io 19. Tutto è andato bene per 13 anni, poi abbiamo bisticciato e ci siamo divorziati, delle quali ho una figlia, Arnalda. Ci racconta qualcosa di Mazzieri, dica qualcosa di Ettore Mazzieri. Lei come l'ho conosciuto? Lavoravamo insieme. Al lavoro l'ho conosciuto? Sì, al lavoro. Sì. E lavoro poi conosceva anche Egi Barbieri, che erano tante amicizie. Poi è una cosa interessante, tutti e tre avevamo mogli relativamente giovani. La moglie di Mazzieri era 5 anni più giovane di lui. La moglie di Egi era 15 anni e mia moglie era 20. Mia moglie era 40. No, quando abbiamo fatto questo, quando ho fatto il panorama, mia moglie era 24 anni più giovane di me. Tanto va bene. Mazzieri fu uno di quelli che ebbe l'idea di dare il nome Quarnero alla squadra di calcio, è vero questo? Sì, come? Il nome della squadra di calcio di Fiume, Quarnero. Sì, Quarnero. Era Mazzieri che l'aveva proposto questo? Sì, ma lui e il Renato Tic. Renato Tic era anche un'altra... Penna dell'Edit. Come? Penna dell'Edit, un altro giornalista. Sì. E si ricorda quando il nome della squadra cambiò in Rijeka? Ma no, cioè, vuol dire qualche altra cosa di Mazzieri o di Glavina? Qualche ricordo, qualche episodio? No, tutti e due se ne sono andati. Che possiamo fare? Io 83, 86, è venuto anche il mio turno.